Ciao a tutti ragazzi, sono Silver di X su questo nuovo video di Forza Motorsport. Aspetta che abbasso un po' il volume qua. Allora, Forza Motorsport 4, siamo qui. Di nuovo a riprendere con questa videocamera di merda col filtro blu. Allora, giochiamo alla carriera. Come potete ben vedere quando carica, se si muove a caricare, perché non ho ancora installato il disco. Vedete, la Fiat Punto l'ho colorato un pochino. Ora facciamo World Tour, continuiamo a gareggiare qui. Ah, la tappa di Top Gear, dobbiamo continuare. Oddio, che cazzo è qua? Classe E, classe E, classe F. La mia, allora, questo mi dà 25% di bonus affinità. Livello pilota 1000 punti esperienza. Ma siccome voglio le auto, quindi faccio questo. Però questa è avanzato per... Vabbè, dai, facciamo quella avanzata. Vogliamo la sfida difficile. Vogliamo la sfida difficile. La sfida difficile. Allora, ecco qua che carica dopo mezz'ora. E in questo stesso momento sto caricando il video di Forza Motorsport 4, l'episodio 1. Ecco, guardate quanto è figa ora. Allora. Ancora non sono riuscito a correggere il filtro blu qua perché no che non, voglio, non ho proprio voluto perdere tempo. Inizia la gara. Eccola qua. Mamma mia, quanto è figa. Ecco qua, vai. Oddio, che è qua? Ah, devo prendere il birilimpino. Oddio, che cazzo devo fare? No, è proprio un macello questa gara. Ah, ecco qua. Ah, ci sono i birilli dorati. Ah, se non ricordo male, i birilli dorati valgono il doppio, quindi dovrei prendere solo quelli dorati. Oddio. No, 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 prendi anche gli altri birilli, ti prego. Non mi far perdere tempo. Ah, se io faccio così. Non ho messo il riavvolge la gara, è vero. Cazzo, volevo fare un drift. Non ci sono riuscito. Vai! Li ho presi tutti, oddio. Così è un po' di più il cambio, vai. Mamma mia. Cerco ora di farcela. Chissà come si vede se metto così. No, così è peggio. Ai 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 ai, ecco, li ho presi tutti, credo. Forse è meglio se vado piano perché si vede, riesce a capire meglio, riesco a fare più punti, credo. Perché rompo il cambio ogni volta? Danneggio il cambio. Vai. Vai, che ho fatto? Continuo. No, non ce l'ho fatta con i punti. Ho visto che ho fatto un punteggio inferiore da quello che dovevo fare. Mi compensa pilota livello 2. Oh, questa volta non ho la macchina. Vediamo di che categoria, di che classe. Vediamo, vediamo, vediamo. Questa volta forse sono riuscito a posizionarlo meglio. Il videocamera. Ok. Classe E. Ah. Pronto per elaborazione. Ah, questo ne auto qual è? Pronte per elaborazione, lo dice allora. MR2 no, non mi è mai garbata. La Golf non mi piace. La Mazda 5, MX5 sì, dai. 246, questa è bella, no, questa non mi piace. Vai, questa, dai. Anche se può essere pure loffia e lenta, però dai, mi piace. Mi piace, mi piace. Allora, colore si può anche cambiare, perciò io lo lascio rosso, dai. Classe E quest'auto. Allora, congratulazioni, ho completato questo evento. Ah, l'ho completato, ma non l'ho vinto. Perché poi dopo c'ho anche la possibilità di rifarli da capo. Perciò poi li rifarò da capo. Tutti quanti, vediamo quelli che ho perso. Comunque, Hockenheim Ring. Come cazzo si chiama? Oddio. Campionati del mondo, mamma mia, mamma mia. Ah, in pratica sono due gare, una di giorno e una prima del tramonto. Cazzo, allora. Classe D, classe F, classe D. Classe D non ho niente.
Vediamo che posso fare. Cambia auto. Quella era più veloce qua. Appunto, dai. Però devo farla di classe D, perciò mi tocca fare la salita di livello. Che macchina è? Sì, l'appunto. Ho perso 14.000 crediti, ma fa niente. Facciamola salire di livello, vai. Ok, classe D, campionato del mondo. Che sarebbe solo una gara. Cioè, il campionato del mondo sta... Oddio, perché si vede sfocato? Deve mettere a fuoco, ok. Il campionato del mondo di stare sta. In pratica è una gara ogni morte di papa, così, ecco perché. Comunque, campionato a 12 auto per eccellenza per le auto di classe D più veloce al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Le auto più veloci al mondo, mamma mia, mamma mia. Però qualche spoiler lo potevo pure mettere alla Fiat Punto, eh. Per bacco. Andiamo, facciamo. Continuiamo qua, 5 minuti che sto facendo la registrazione. L'altro video ne ho fatti 24 minuti 30, non mi ricordo. Hockenheimring, Hockenheimring. Non riesco a pronunciarlo, Dio. Hockenheim, Hockenheimring. Qualcuno che riuscisse mi aiuti a pronunciarlo. Comunque, batteria 1-2. Quindi questa è la prima manche, la prima gara. Poi c'è la seconda. Mamma mia, che auto straordinarie che stanno. Oh, ma accelera, oh. Ecco la Ford Focus, vedo pure. No, ho sbagliato. Minchia, com'è veloce. Avete visto i finestrini rossi? Comunque qua mi sa che mi fanno il culo. Oh. Ho sbagliato, lo sapevo. Il cazzo, mi superate, coglioni. Il cazzo, mi superate. Oh. Oddio, non avevo visto la curva! Non avevo visto la curva! Dai, devo fare come mossa visuale di merda. E pure lo specchietto retrovisore là. Perché frena? No! Dio, questo quando frena. Oh, non voglio uscire fuori strada. Che gara di merda fa? Ma vedi sto stronzo. Questo qua è uno stronzo, eh. Questo è veloce. Mi sa che questo mi è fotte. Chi è che è andato a sbattere contro di me? Quella Peugeot 207 di merda. Non si capisce un cazzo. Oh. Gira. Vai, prendiamo l'impino. Tanto i danni lo so che li devo già pagare, perciò. I soldi ne ho in abbondanza. Levati davanti al ca... Ecco. Dai, che sto quarto su 12. Quindi queste sarebbero le auto più veloci di classe D al mondo. Mamma mia, le ruote rosse sono proprio fighe. Vai, i finestrini rossi. Dai, è proprio bella sta auto. L'ho fatta bene. L'alettoncino sopra rosso. Minchia, però va a perdere in frenata, eh. Sbanda molto. Se se levassero davanti i miei coglioni, ecco qua. Levati davanti. No, ho sbagliato. Sbaglio sempre i tasti qua. Che io non gioco col volante, gioco direttamente col joypad. Perché il volante non ce l'ho. Io gioco col joypad. Sì, sono una persona che gioca col joypad. Oddio, sbaglio tasti. Sono abituato ad altri giochi. No, quella curva la devo fare bene. Ah, vabbè, che questo è l'ultimo giro, eh. Aspettate, qua. Sono due giri, normalmente quando si fa normalmente, perché c'è anche la possibilità di farle normalmente le gare, cioè in stile Gran Turismo, in stile altri giochi, che scegli la categoria e gareggi. Invece qua mo sto facendo il tour mondiale, che mi permette, che è più facile, diciamo, che mi permette di girare il mondo, sceglie lui le gare che devo fare, i campionati che devo scegliere. Ma normalmente queste gare valgono 10, durano 10-15 giri. Io la sto facendo due giri qua. No, non gira proprio, non gira proprio sta macchina. Mi perde solo l'aderenza, mi perde. No, se vabbè, ma ho superato lo stronzo. Devo essere scosso. Vai, vai. Sei brutto. Fai schifo. Oh, la macchina rotta, c'ho. Dai, che sorpasso. Secondo, allora. Ecco, sì, salito di livello 2 con l'affinità qua. Che cacchio è? Con la simpatia. La simpati. Sono simpatizzante alla Fiat. Mamma mia, la schiena mi fa male. Ah, questa è batteria 2 di 2. Infatti il cielo è cambiato il tempo, così tra la liro, tra la la na 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 na.
Qua mi fanno il culo, qua mi fanno il culo qua. Mi sa che non dovevo portare quest'auto in D, ma dovevo portare bensì la Mazda MX-5, anche se quella è la prima a sbandare molto. Comunque sono tutte macchine del cazzo, sono. Oh, wow. Levati davanti. No, mi dimentico sempre di cambiare la marcia perché non sento il rumore, no? E allora io non guardo il tachimetro, tutte queste cose qua. Oddio, è uscito fuori quello! Che culo, che culo, che culo! In quarta sono andato, vedi a me. Infatti ho danneggiato quasi il cambio. Questa volta la devo fare bene sta curva. Sì, l'ho fatta. E ora un'altra curva di merda. Gira! Ma vai, gira, 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 vai, che ce la posso fare? Sono uscito, vaffanculo. Frena. Oddio, sono quasi uscito. No, no, dai, dai, che l'ho fatta bene. Ah, questa parte l'ho fatta bene, per ora. L'ho fatta camminando sui classici binari che si trovano in quasi tutti i videogiochi. Pure in questo, non è che io elogio, elogio, si può dire elogio? Vabbè, elogio questo gioco perché non dico che è il migliore, anzi, forse questo è uno dei più arcade esistenti al mondo, nonostante sempre che sia perfetto e così via. Oh, mamma mia! Mamma mia! Dai, frenata improvvisa. Oh, che stile proprio, ragazzi, proprio. Vedete, la prima batteria ho fatto schifo, invece questa qua mi sta piacendo. E forse mo spacco i culi, sto spaccando i culi, sempre se non faccio qualche errore, come al solito. Oddio, ecco, lo sapevo che. No, 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 non devi uscire fuori. Non devi uscire fuori, non devi uscire fuori. Il motore sto danneggiando, no, il cambio. Come al solito, dobbiamo fare pace, io e il cambio. Siamo quasi amici. Frenata improvvisa, mamma mia. No, 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 ecco sì. Sì, bravo, 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 bravo la minchia, bravo. Bravo la minchia. Dai, sì, dai, facciamo un buon commentary. Un commentary proprio con i fiocchi. No, bugia, faccio schifo e non so commentare. Ah, è finita la gara. Wow, ti sei piazzato prima. Meno 64 per i danni che ho. Dai, per poco vinci. Oh, ho vinto il primo posto in questo punto campionato. Comunque, per poco avrei vinto pure una nuova auto. Vaffanculo. Ecco qua. Forse se fosse arrivato primo prima. No, primo, prima, nella gara precedente. Questa volta forse avrei avuto qualcosa di più, qualche speranza in più. Oh, ho completato la divisione dilettante. Ah, posso passare alla divisione amatori? Mamma mia, quante sono! È più lunga e prevede l'utilizzo di vetture più veloci. Allora, quindi ora dove ci spostiamo? In Italia? No, alle Alpi e in Svizzera, lo sapevo, vai, le Alpi e Svizzere. Che si fa, mo? Che si fa? Di. C'è addirittura classe C si arriva. Mazda MX-5. Bonus crediti, 50%. Livello pilota. Livello pilota sarebbero quelle. Cosa sarebbe livello pilota? Aspetta, non posso ricordare. Cambia auto. Originale Road 94, protagonisti in questa serie. Ma sì, dai. Faccio questa qua perché mi piace. Anche se non ce l'ho modificata. Ok, va bene. Andiamo, dai. Spec Series Racing. Mazda MX-5. L'originale Roadster Mazda MX-5 Miata del 1994 è protagonista di questa serie. Lo dice piccolino là, voi non potete vedere perché non ho una videocamera decente. Però i riflessi delle auto si vedono, eh. Sull'auto si vede. Comunque E272 è la classe. Località Alpi Svizzere. Gara che.
rompe leggermente i coglioni, al contrario per giunta. Lauterbrunnen, Madonna, non so parlare. Lauterbrunnen, Svizzera. Ok, andiamo, dai, 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 parti, 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 parti. Riparti, dipartimento, dipartimento, dai, vai, parti, parti. Quanti è rimasto di batteria? Ok, già voglio. Tutti uguali siamo? Volevo modificare un po'. Io sono diverso. Sono superiore. Infatti, c'ho la macchina rossa. Mamma mia, questo. Non so se voi lo sentite il rumore, forse perché ho abbassato il volume, ma questa fa proprio un rumore micidiale. Si sente? Vediamo un po' da fuori. Mamma mia, quanto è piccola. Pensate, mi ricordo che io ci giocavo con Gran Turismo 1 quando ero piccolino, con quest'auto perché mi piaceva. Anche se era molto, molto. Oh, ecco, questo volevo dire. Era molto, molto stronza. E lo sapevo io che faceva così. Vai, veloce, per accelerare contro l'auto. Perché mi giro sempre con la telecamera così? Un'auto molto molto stronza e piena di rischi. Perché non è molto affidabile. Però forse era meglio se prendevo la Honda Civic. Vabbè, dai. Ormai abbiamo preso questa. E ce la terremo. Ah, aiuto, ecco qua. Ok. Che cazzo è qua? Super, sorpasso. Sorpasso doppio. Se ho cazzo, aiuto, aiuto, aiutatemi, bimbi. Ok, levate avanti i coglione. Levatevi davanti i coglioni. Oh, sulla neve. Mamma mia, come sto recuperando. Mamma mia, ai, 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 scusate. Ok, infatti l'ho distrutta la macchina, cioè. Come l'albero della trasmissione, mi sa che è danneggiato. La salita proprio non si può fare con sta macchina. Però questa è classe D. Anche se volevo fare l'evento di classe C, ma poi saliamo troppo di categoria e non usiamo le altre macchine. Invece noi dobbiamo usarle tutte. Anche pure per una gara, ma dobbiamo usarle tutte. Andiamo, curva 5. E mi sa che questa. No, questa me la devo vendere forse, eh. Perché sì, una gara va bene. Anche se poi stanno anche altre gare per road. Oh, come sbanda. Stanno anche altre gare per Roadster, e quindi mi servirà questa macchina. Ah, me la tengo, dai, me la modifico e basta. Mettete in scia. Cambiamo visuale. Ecco qua, è più figa. Aspetta, mi metto in scia. Ancora c'è l'auto più veloce, non vale. A te, stronzo. Oddio. È meglio mantenere una marcia molto alta, così si diminuisce il rischio di sbandamento della vettura. Sì, è vero, non lo sapevate? Quindi mi rimango in quarta marcia. Anche se il rischio c'è sempre, però siccome è più pesante. No, cazzo. Oddio. Ho aumentato la marcia, avete visto? Anche se ho bisogno di marce molto basse, comunque. Ho aumentato la marcia e vabbè, poi c'è stata la mia esperta bravura. Esperta bravura è un cazzo, mi distraggo subito. Tagliamola un po' la strada. Oh, mi scusi. Mi scusi. Oddio, una macchina blu. Quelle sono quelle finanziate dal governo, dallo Stato. Si dice così, finanziate dal governo. Allora, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Sali, sali, sali. Le montagne russe. Dai, levati tanto al cazzo. Anzi, no, queste sono le montagne svizzere. Swiss Alp. Oh, levati. Ti devi levare, perché sono sempre due giri? Anzi, è meglio forse. Levati. Dai. Dai, che devo fare un'altra gara e poi finisco il video. Dai, madonna. Quanto è lenta. L'ho rotta tutta la macchina. Dai, veloce. Dai. Che te devo mettere le fiamme in culo. No, questa non era una battuta. Dai, levati. No, 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 cazzo. L'ha preso in pieno, lo sapevo io. Prendevi in pieno quello. Vediamo la macchina. Avete presente quando la macchina è esplosa proprio? Ma non c'è riavvolgi. Ma cazzo. Che palle. Ma non cammina proprio. Ma aspettate che stanno altre là dietro. Faccio in stile Gran Turismo. Mi metto là dietro. No. Sì. 11. Ottavo. No, ottavo. Vai, ottavo. Enchia. Danni però ci sono stati, eh. Non ho avuto un cazzo. No, no. Sono salito in affinità qua. Livello 3. Oh, ricompensa Mazda livello 1. Mamma mia. Sì, sono salito, forse ho vinto pure una nuova macchina, eh. Avete visto? Arrivando ottavi si vincono nuove auto. Non lo sapevate? Ora lo sapete.
Ah, classica coupé sportiva. Questa è micidiale. Oh, bella la Giulia Sprint. Fairlady Zeta, ecco. Non ho mai saputo. Skyline, no, bella. Elan Sprint. Sono tutte auto che spaccano i culi, spaccano i controcoglioni. Oh, non posso vedere nemmeno una potenza. Guardate, questa mi piace proprio un macello. Poi anche questa, tutte mi piacciono. No, questa no, un po' di meno. Anche se pensate che questa Gran Turismo 2 l'ho sempre desiderata. Non so per quale motivo. Comunque no, mi prendo questa, dai. Anche se sbanda, dai, è troppo bella. La classica auto competitiva della BMW. BMW, no BMW. Comunque, argento o bianco? No, bianco, dai, colore proprio. Proprio. Ecco, quello, sì, proprio. Un colore proprio. Congratulazioni, completato questo evento. Dove cazzo andiamo? Oh, andiamo. A Sunset Peninsula. Ah, questa è la gara quella? No, sì, vabbè. Allora, C, D, E. Vorrei fare questo. Livello pilota. Nord America. Aspira. No, no, non sono ancora pronto. Facciamo ancora classe E. Proviamo la BMW. Ok, sì. Sì, qua altre info. Coppie. No, vabbè, dai, andiamo. Però sono tutti uguali, io la volevo modificare la macchina. BMW 2002 Turbo, spec series, che significa serie speciale, quanto vedo, quanto credo, quanto spero. E qua le prende parte la prima vettura di Turbo BMW. Ah, questa è stata la prima vettura Turbo BMW, mamma mia. BMW 2002 Turbo. Sunset Peninsula Raceway. Ma perché non so leggere? Cioè, perché non so leggere? Devo imparare a leggere. Allora, incominciamo qua, incominciamo qua. Sì. Nessun setup, perché noi possiamo vincere senza setup. Messi a fuoco, veloce. Ah no, sono anche altri colori. Quindi vuol dire che le hanno modificate. Ah, ecco perché. Perché in questo gioco le altre auto possono essere modificate. Quindi anche quelle degli avversari possono essere modificate. Se no, perché stanno gli altri colori? Perché quei colori non si potevano avere a standard. Ah, capisco, hai visto questi stronzi? E mo, cazzo. Aia! Rossa, bella rossa. Poi devo cambiare pure io colore. Quando non farò i video, metterò e cambierò tutti i colori. Mo faccio sta gara e finisco subito il video perché già è tanto. Vi state sopportando la mia stronzaggine. Wow, ok. Wow. Andiamo. Aiuto, aiuto, non andare fuori strada. È vero che vai bene sulla terra, ma no adesso. Oddio, quanto che stile che c'ha qua dentro la macchina. È proprio bella. Allora, dai, continuiamo. Non si capisce un ca. Iser. Oddio. Dio. Vai. Ah, questo è boh. Che rompimento di coglioni queste curve così. Sempre odiate. Stare mezz'ora. Come la NASCAR. Perché parlo strano? Cioè, normalmente parlo normale, però quando faccio video mi emoziono e parlo strano. Comunque, come la NASCAR, non mi piace perché stai mezz'ora così a assorbirti tutte queste macchine che girano. Oh, wow. Cazzo, minchia. No, perché è andato in retromarcia? Oh no, no. Se vuoi rifà. Sì, riavviamo, dai. Non avete visto niente, non avete visto niente. Cazzo, non me ne sono accorto però della curva. Anzi, lo sapevo, però pensavo di farcela, invece no. Dai, questa volta cominciamo bene. Sto facendo perdere un po' di tempo. Muoviti. Elabora assetto. Poi devo migliorare un po'. Vediamo un po'. Faccio sentire il rombo. Guardate la lancetta del turbo lì. Ok, vai. Mamma mia, quanto è bella.
Minchia, sta macchina spacca i culi, ragazzi. Spacca. Ah! Wow, ma perché devo distruggere tutto? Quelli ce l'hanno modificata, ecco perché. Perché? Oddio, quello è uscito fuori. Minchia, quello è uscito proprio fuori. Brutto incidente. Oh, che drift. Che drift mitico. Che poi qua si posso attivare. Oddio. Si può attivare. No, no così. Si poteva attivare la modalità drift, se non ricordo male. Se non erro, o forse nel... Oh, no, nella sabbia. Comunque, se poteva attivare la modalità drift, non mi ricordo se è qua, oppure... No, non mi ricordo proprio se era questo. Uffa. No, non è così, campanature, non mi interessa. Forse se non sbaglio nel Forza Motorsport 3 si poteva attivare la modalità drift, che ti permetteva di fare tutti i punti facendo drift. No, no, anche a questo, stanno proprio le gare di drift. Non sbaglio, in questa serie amaturi si dovrebbe fare. E quindi mi devo prendere una macchina per fare drift, così. Io mi ricordo così, boh, non lo so. Bello l'analogico, come si può girare più facilmente. Vai, vai. Brum, brum, brum. Brum, brum. Questo filtro blu, no, è da eliminare questo filtro blu che si vede. Questo filtro freddo. Questa volta ce la devo fare. Vai. Pensare che non me ne stavo nemmeno accorgendo. Manteniamo una marcia alta. Ok, abbassiamo le marce. Minchia. No. Ecco, lo stesso errore che ha fatto quello rosso lì. Quello con la BMW Turbo 2000 rossa. Lo stesso errore. Mi sembra una macchina di Ridge Racer, non lo so. Avete presente quel gioco Ridge Racer? Dove quando si sbloccavano, forse chi ci ha giocato lo può capire. Quando si sbloccavano le macchine piccoline là, che non ricordo il nome. E c'erano due, tre piccoline così. E si sbloccavano proprio quella, questa. Sì, anzi, proprio queste. E poi scappavano una miseria, forse erano le più veloci del gioco, erano, però erano piccoline. Vabbè, poi... Oddio, mi stanno mandando i messaggi sul telefono. E non capiscono che... Meno male che ho avvisato, sto a fare un video. Non potete rompere. Aspetta, devo girare, gira. Gira, brava. E mo come lo supera quello? 2 minuti e 46, 26. Allora provo mezz'ora di video. Come sa. E poi perdo tempo a modificare un po' l'auto così, giusto per perdere... Per perdere tempo. Andiamo. Dai, drift. Ok. Andiamo, vai. No, ma perché frena così? Perché frenano così? Che palle. Mi fanno innervosire, mo mi fanno innervosire. Ecco, vedete quando mi nervosisco come faccio i sorpassi? Ecco, avete visto? Voi non lo sapete fare, io sì. Io basta che mi concentro bene e riesco a fare le cose. Anzi, non è proprio così, perché a me è il contrario. In pratica quando mi distraggo, non penso a niente, riesco a fare la gara per bene. Riesco a fare gare di un macello di giri, tutte per bene, tutte lisce come l'olio, senza andare mai a sbandare, così. Cioè, invece quando non mi distraggo, rimango in gara così concentrato o perdo tutto. Non lo so perché. Anche se molte volte nei momenti di distrazione, come avete visto prima, sono andato a sbattere così. Ma perché quello è stata disattenzione. Distrazione sì, alla fine quello. Però era in altro senso. Dai, andiamo sotto. Come quando si finisce la gara in Formula 1, quanto è bello. Sì, tutti quanti, nessuno esultare. Oh, sto graffiando la macchina, poi costa di più. Ah, tutti stanno esultando, guardate! Ho vinto! Vediamo chi è che rompe il coglione al telefono. Sì, lo sapevo, mi mandavano i messaggi vocali qua. Oddio! Ma dopo li leggo. Poi qua, vediamo un po'. Oddio, meno 1500. Dai, c'ero quasi! C'ero quasi per conquistare tutto il mondo. Vincere un'altra vettura, vabbè. Questo lo facciamo allora la prossima volta. Io spengo il video. Mo che finisce di caricare, vediamo che la prossima tappa quale sarà? Quale sarà? Ai. Ah, mi sta facendo male la schiena. La tua prossima gara ti porterà nel
Camino Viejo Montserrat, vicino a Barcellona. Sì, esiste veramente. Comunque, gare multiclan. Pratica qua sono le gare, quelle con le macchine lente, però davanti sono quelli con le auto veloci, perciò devo. Due gare in uno, ok, capisco. Allora, qua io vi saluto, vi ringrazio per aver assistito a questo video, aver visualizzato il video, e commentate con tutte le puttanate che volete, tanto sarò io ad approvarle. E che vi posso dire più? Niente, ciao a tutti ragazzi. Vediamo qua, aspetta che. Ah, posso anche cambiare. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao. Aspettiamo, vediamo un po'. Ciao 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 ciao.